Buonasera, buonasera gente, buonasera, come va? Spero tutto bene, ben ritrovati. Andiamo subito sulla scena principale, quella di Skyrim. Si continua. Ok, c'è stato anche un aggiornamento di Skyrim, oltretutto, tipo ieri, l'altro ieri. E hanno fissato, cioè mi fa piacere che continuano dopo 10 anni ad aggiornare questo gioco, cioè è incredibile. Continuano a fare aggiornamenti, pazzesco. Allora, la casa si è ampliata decisamente, direi. Va, che bellina. Cosa c'è là in fondo? Ciao, Kit! Buonasera, come va? Cosa sono quelle statue là in fondo? Cosa c'è là? Ah, le cascate tristi, sì, una delle prime missioni. Carino, cioè c'ho la casa con vista cascate tristi su immobiliare.it. Ciao, Pole! Allora, regà, facciamo un po' di update. Sabato sono andato leggermente avanti con la chain del Black Brotherhood, lì, la confraternita oscura. E ho questo cavallo,
In realtà lo volevo prendere durante una delle live del martedì o del venerdì. Però è successo che la tizia me lo ha dato in prestito per fare una quest. E quindi, avendomelo prestato, non è che gli potevo dire di no. Questa mi ha prestato, che gli dici no. E quindi niente, abbiamo, abbiamo costui, abbiamo Shadowmare, che è veramente, veramente un gran bel pezzo di cavallo. C'è poco da dire, con questi occhi rossi, bellissimo, bellissimo. Shadowmare ci piace molto. Abbiamo quindi archiviato il nostro amico Johnny. Poi la casa, vabbè, ha avuto un po' di upgrade, un po' di... Ho costruito tutto il costruibile. Non posso costruire altre stanze. E questa è la casa, questa l'avevate già vista. Sulla sinistra mi ha fatto costruire questa stanza con due letti e un letto matrimoniale. Non si sa perché i letti ce l'ho piano piano sopra, però... me li ha fatti mettere anche qua. Diciamo che una cosa un po' bruttina è che la configurazione della casa non è personalizzabile. Cioè tu completi le stanze così come te le propone il gioco. Quindi se lui dice che in questa stanza ci sono queste cose, tu costruisci queste cose. Fine, grazie, ciao. Quindi non è molto configurabile sotto quel punto di vista. Però vabbè, comunque non è male. Qua abbiamo la solita libreria, primo piano e piano terra. Qua abbiamo una sorta di magazzino che, boh, ci stanno cose, si staccano cose nel magazzino. E poi al piano di sopra, solito, cameretta dei ragazzini che non ci saranno mai, e matrimoniale della moglie che tuttora non è presente, poi vedremo. Poi lì si va sul tetto, ci abbiamo insomma un po' di robette. Questo è. Quindi direi che proseguiamo con la chain che ci stava interessando molto, ovvero quella della confraternita oscura, che sarebbe questa. Mentre ero via, Cicero è impazzito e ha tentato di uccidere Astrid. È scappato dal santuario con Arbjorn alle calcagna. Devo trovarli entrambi e uccidere il fuggitivo. Quindi Cicero è andato fuori di testa, ha cercato di ammazzare Astrid, che è il marito di... No, di ammazzare Astrid. Però il marito di Astrid mo lo sta inseguendo e dobbiamo andare a uccidere Cicero, sostanzialmente. Quindi ora la missione è andare ad ammazzare Cicero. E quindi via... Verso nuove uccisioni. Quindi, dove si fa sta missione? Cura per il Tracciarbjorn. Ah sì, aveva detto che stava a Dawnstar. E quindi vamos a Dawnstar. Vamos. A Dawnstar dovrebbero... Ho sempre paura entrando in una città che mi odino. Non so perché, però... Tecnicamente non dovrebbero odiarmi qua a Dawnstar. Ma poi perché c'è un segnalino sulla mappa? Ma chi ce l'ha messo? Via il segnalino, via. Giù di là. Che poi comunque a livello di velocità questo cavallo non è che mi sembra... Mamma mia, raga, io c'ho un problema comunque... Cioè, è una roba come un incontro di drago all'ora faccio. Cioè, è una cosa pazzesca. Qua non hanno proprio Ascari, ma hanno un'infestazione di draghi. Non hanno i draghi che sono tornati. Bella Lore! Mi era partita Welcome to the Internet. Una volta finito ho aperto più volte Discord. Certo di aver aperto Twitch. Ma comunque, tutto bene. Bella Lore. Che poi sti draghi arrivano e si mettono a circolare nella... Ma vieni qua, no? Vieni da me. Vieni, mi vuoi uccidere? Vieni. Hola. Guarda che roba. Insopportabile. Cioè, poi per carità, le animazioni di draghi sono fatte molto bene tutto quanto, però... Alleluia. Basta, mi arrendo. Ma mi arrendo che? Viverne. Non sono draghi, sono... Anche se il nome è chiaramente Dragon, però è una viverna. Dove stai andando? Puoi tornare qua per piacere?
Ma poi perché va così in fondo sto maledetto? Vieni più vicino, no? Ah, una nuova skill molto interessante che se zoomo quando sparo le frecce mi permette di fare lo slow motion. Molto carina. Solo che mi consuma la stamina questa cosa. Eccolo lì. Molto bene. Come posso assisterti? In questo luogo si cela una grande bellezza. Molto bene. Allora, scagli drago, osso di drago, un po' di oro e le frecce le lasciamo lì, che non ci servono. Molto bene. E anche questo drago è andato. Bella Paolino! Andiamo verso la missione, ovvero uccidere Cicero, che sta lì in fondo, oltretutto. Non so se prendere Shadowmer. Dove è andato Shadowmer? Se la tira un po' il nuovo cavallo, comunque, devo dire, Ma poi sta roba non l'ha mai detta nessuno, cioè, perché effettivamente è un fatto questa cosa, che loro chiamano draghi le viverne. Nessuno ha mai alzato la mano, cioè, sono passati 10 anni da quando è uscito questo gioco, raga. Nessuno in 10 anni ha mai alzato la mano e ha detto, raga, ma comunque quelle sono viverne, non sono draghi. No, zero. È strano, cioè, il fatto che nessuno l'abbia mai detto, magari sì, è semplicemente una cosa che ormai è passata. Ma scusami, io che equipaggiamento ho addosso? Perché vedevo la magica che se ne andava proprio tranquillamente. Magica rigenera 40%. Vabbè, poi queste. Aumenta la magica. No, perché c'ho questa che me l'aumenta di 50. E basta, questo è. Vabbè. Ho qualche problemino di magica ultimamente. Ah, è stata detta. Oh, guarda chi c'è, il marito di Astrid. La nostra futura moglie, dovevo visto che sta morendo. Che Astrid avrebbe mandato te. Ah, qua c'è un'altra porta. Sei ferito. Ma chi te l'ha detto? Il sangue tutto attorno. Sì. Devo ammettere che quel giullare se la cava con il coltello. Ma non preoccuparti, mi sono fatto rispettare. Dov'è Cicero ora? Lì dentro, oltre la porta. Dall'aspetto sembrerebbe un vecchio santuario. L'avrei seguito, ma non conosco la parola d'ordine. Scusate. Non conosco la parola d'ordine, conosco la parola segreta. Cicero ci penso io, vai pure. Come fai a conoscere la parola segreta? A ogni modo... dubito che potrei esserti di grande aiuto. Come faccio a conoscerla? Il damerino mi ha provocato una ferita profonda. Ma anch'io l'ho ferito. Sono sicuro di avergli reciso un'arteria. Non so cosa troverai lì dentro, ma probabilmente ti basterà seguire la scia di sangue. Parola d'ordine. Dite amici ed entrate. Qual è la più grande illusione? Sta parola, cioè sta voce mi mette in ansia. Qual è la più grande illusione della vita? L'innocenza, confratello. Quella in cui ti segano una... in cui ti segano una donna a metà? Essere felicemente sposata. L'innocenza. L'innocenza. Secondo me la risposta giusta è l'innocenza. Ti do il benvenuto a casa. Dai. La voce è veramente, veramente ansiolitica. Uditore! Sei tu! Oh, sapevo che saresti giunto! Per ah, c'è il set da giullare. Ci vuole il migliore! Astrid sapeva che il suo stupido lupo non avrebbe potuto uccidere lo scappo. Dov'è? What?
scusami, ce l'ho il fustro da equipaggiato, sì. Non me lo sta sparando. Ma pensa te, me l'ha sparato al contrario. Ok, è piuttosto del previsto. Mazza, quel tizio faceva veramente male. Ok, pensateci voi. Guardiano del santuario. Non lascia manco oggetti il guardiano del santuario quando muore, mannaggia lui. Oh, ma la madre notte non vuole affatto questo! Tu uccidi il guardiano e io uccido l'uditore! Oh, che cosa folle! Boh. Punge! La mia casa è ben difesa! Sono sempre stato un maniaco. Easy. Dei dettagli! Hai capito? Maniaco! Sembra un po' Joker, raga. A posto. Le frecce quando becchi in testa fai veramente molto molto male. Quando non becchi in testa, no. Arcieria aumento, buono. Ciao Xandra! Armi una mano aumento, buono. Pozione di magica. Pozione della vigorosa stamina. Oh. Che col fatto che sono mezzi invisibili questi, è un po' un delirio colpirli. Scusate. Sei ancora in vita. Cicero rispetta le capacità dell'uditore, naturalmente, ma potresti almeno rallentare un po'. Non sono più quello di una volta. Ma pure col rallentamento della visuale faccio fatica a colpirli, molto bene. Ma i miei Atronox ultimamente battono un po' la fiacca, devo dire, eh. Hanno un po' i fatti loro, gli Atronox. Ah, a posto. Certo che almeno un'armetta, sti qua potevano dropparla, è una roba, boh. Stavo ragionando se potrebbe aver senso craftarsi l'arco da Edrico, perché di positivo l'arco da Edrico evocato, che è quello che sto usando adesso, ha le frecce infinite. Dobbiamo ammazzare un giullare che era nella confraternita e che poi è andato fuori di testa, ha tradito la confraternita oscura e noi per conto di Astrid stiamo andando ad ucciderlo in un'altra confraternita. E se vinciamo questa cosa, poi ci regala il... Large Antlers, queste mi servono. Ci regala il cavallo. Ti piacerà? Di per sé non è una parte originale del santuario? Chiamiamola un'aggiunta forzata. Forzata da cosa? Vieni e vedrai.
Che cos'è quell'affare? Va bene! Cicero ha aggredito quella meretrice, Astrid! Ma cosa deve fare un giullare quando sua madre viene offesa e oltraggiata? Di certo, roditore, mi capisci? Là! Perfetto. No, no. Astrid, penso che no, che non abbia mai ucciso nessuno. Lei è semplicemente gestione risorse umane. Grasso di troll. Teschio di troll. E una fork of horripilation che gli lasciamo tranquillamente addosso. Tre di oro. Una cassa così grande con dentro tre monete d'oro. Però, non male. Una coda di skiver. È di qua che devo andare? No. Ah no, da qua sono arrivato. Pessimi, veramente. La cassa del tesoro dello spendaccione, bro. Bello questo critico. Questo invece non è stato un critico. Non puoi uccidere ciò che... Ma il fusto da non mi funziona. No, c'è qualcosa che non va col mio fusto da. Cicero lo ammette. Pensava che ormai l'uditore fosse morto. Magari possiamo metterci in marcia atrasata. Vabbè, niente. Fustro da stasera va a fatti i suoi, va bene. Che dici? Hola. Ma poi sti cadaveri spariscono, cioè, almeno un po' di soldi, non lo so, qualcosa. Niente. Ah, vediamo se questa è peggio dell'altra. Baule. Difficoltà ardua oltretutto. Fammi salvare allora. Ecco. A tre sprecati ricarichiamo. I grimaldelli non si sprecano, eh. Dai. Ma se è così difficile da aprire, ci sarà dentro. Ambra arconanico che vale 2,70, non è malissimo, e 103 di oro. Beh, l'arconanico carino mi sa, eh. Arconanico, danni 33, peso 10, valore 2,70. Sì, niente di particolarmente bello, però carino. Osi invadere questo santuario? Ah, a posto. T'appartengo, Ambra, capito? La cantante, bella, bella. Bella, molto bella. Se può essere di aiuto, mi dispiace un po' per Pisara. Quella stupida lucertola mi ha messo i bastoni tra le ruote. Ma ti prego, dimmi che quell'enorme cane da pastore è morto, dissanguato. Ma come fa a parlare così ad alta voce? Eccoci al termine della nostra... rappresentazione. Ne. Il gran finale.
È morto. Mi hai scoperto. Mi arrendo. Ma dove sta andando la telecamera? Pensavo si stesse muovendo da sola. C'è solo una cura per la tua pazzia, Cicero. Io. Molto bella. È ora di morire traditore. Niente di particolare, però c'è solo una cura per la tua pazzia, Cicero. Sono io. Molto bella. Mi piace. Bene, bene. Creativo. Ma uccidermi sarebbe un errore. Oh sì. Daresti un dispiacere a nostra madre. Perché... anche tua madre, vero, uditore? Vattene via. Risparmia il povero Cicero. Di a quell'Astrid che hai fatto il tuo lavoro. Che hai pugnalato, strangolato, onnegato il povero Cicero. Una bugia. Regalo, ammazziamo, cioè, ho scontato. Uccidi Cicero, abbandona il santuario. No, non è mio fratello, lui dice la madre morte, perché quelli della setta credono nella madre morte, quindi la madre di tutti i confratelli è la madre... Non siamo fratelli, io sto babbo. È beautiful. Luke, sono tuo padre. Muore tantissimo Cicero, vero regà? Sì, pam. Ah, non muore... Il trucco finale del pompone di cuore... Boom. Eccolo lì. Sto arrivando. Madre. Ci aveva fatto credere, che stava morente. E invece il set di Cicero secondo me è anche molto bello. È bello per fare il ladro, perché c'è tutta la roba che ti migliora la stealth. Double sneak attack damage with one-handed weapons. Carino il set di Cicero, carino. Baule, cosa abbiamo? 224 di oro, degli stivali che fanno schifo e Tribunal Mask Ebony. Che cos'è? Uno scudo? Questo lo prendiamo, che me lo appendo in casa, perché col faccione è molto bello. Strisce di pelle. Ma che mio fratello? Era un clown, ma proprio, proprio di lavoro, lui faceva il giullare. Un'uscita rapida da questo posto ce l'abbiamo. No. Questo posto non è provvisto di uscita rapida. Dove cazzo... Di qua mi sa, no? Poi di qua. Ah, magari una salvatina la facciamo anche, eh? Che ne dite? Sì, facciamola, va. Ma come siamo messi a livelli? C'ho qualche level up, qualcosa? Niente. Io voglio rispeccare questi punti che ho messo qua, che ne ho messi un bel po', li devo spostare da qua, li devo levare. Ma non so come fare, maledizione. Arceria, portami via. Quanti punti ho? Non ho punti. Cosa sto facendo? Niente. Ma ammazziamo pure il marito di Astrid, così, pronti via, gli diciamo, no, guarda Astrid, l'ha ucciso il giullare, l'ha ucciso Cicero, io non c'entro. Ah, si è già dato... hai capito. Maledetto. Diamo solo un attimo un'occhiata qua, se ci sono per caso quei pesci cattivi, cattivi, no, eh? Perché c'ho... ah, forse sì. Eccoli, eccoli, eccoli. Eccoli. Vai, vai, Atronox, uccideteli.
Molto bene. Squame di pesce macellaio. Ce ne sono altri di pesce macellaio. Guarda qua, 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 qua. Atronox, prego. No, sono finiti gli Atronox. Puoi sparare a questo affare davanti a me, per favore? Qua. Sto prendendo queste squame di pesce macellaio perché ho dei trofei da appendere in casa, però si creano con le squame di pesce macellaio. E quindi... No, potevamo fare l'inciuccio strano con Astrid, capito? Che ammazzavamo il marito e sposavamo Astrid. Cioè, per la lore era un bel plot twist, secondo me. Fai rapporto a Astrid. Cioè, capito? Una famiglia di assassini, poi i figli... Tipo 5 anni li mandiamo ad ammazzare la gente, cioè, è particolare, no? Una roba in famiglia. Arbjorn è al sicuro. E per questo ti ringrazio. Ma che è il pazzo? Cicero è morto? Sì, Cicero è morto. Perfetto. Hai dimostrato ancora una volta di essere un omicida nato. Ascolta, perché non tieni Shadowmer ancora un po'? È un ottimo destriero e ultimamente non è stato montato quanto dovrebbe. E ora che abbiamo risolto la questione di Cicero, possiamo tornare alle cose più impellenti. Hm? Ok, quindi cosa c'è da fare? Manca solo un altro bersaglio prima di passare all'imperatore. Ah, per già, perché nel frattempo abbiamo preso un task per ammazzare l'imperatore, raga, c'è una roba esagerata. Una celebrità. Il gourmet cucinerà per l'imperatore in occasione di una cena speciale. Lo ucciderai, ruberai il suo lasciapassare e reciterai la parte del capo cuoco. Festus sta supervisionando questa parte del piano dell'assassinio. Sta per scoprire l'identità del gourmet. Dovresti fargli rapporto. Ok. Rappresentaci degnamente, fratello. Ricetta per il disastro. Fai rapporto a Festus Crex. Allora. No. Dove sta? Ah, stava... Niente. Io sono già uscito così, pronti via, sparato, pensando di dover andare chissà dove. Invece no. Festus è chiaramente uno della confraternita e quindi sta qua. Sentito quello che è successo. Il contratto del Tempio? Ma non negherò il mio coinvolgimento. Vabbè, chiacchiere. Eccoti. Hai passato un po' di tempo a divertirti con Cicero, Ora torniamo agli affari. Astrid ti ha parlato del gourmet, vero? Devo uccidere e assumere la sua identità. Più o meno. Ma prima dovrai scoprire chi è, sempre che sia un lui. Per quanto ne sappiamo, potrebbe essere anche una donna. Hai qualche idea di come posso scoprirlo? Oh, sì. Certo, certo. Su come posso scoprirlo? Durante le mie indagini, mi sono imbattuto in questo. È una copia del libro di cucina del gourmet. Oh, ma non è una copia qualunque. Vedi? È autografata. Sembra un messaggio del gourmet a un certo Anton Viran. L'ho seguito fino alla fortezza di Markard. Si direbbe che il cuoco... Chi stava insinuando? E questo Anton Viran conosce la vera identità del gourmet? Credo di sì. Dunque, dovrei farti dire da Viran chi è il gourmet e dove si trova. Oh, e quando hai finito di interrogare Viran, uccidilo. A posto. Faccende in sospeso e tutto. Perché no? Poi dovrei... Mi stai ascoltando? Sì. Sto aspettando con il fiato sospeso. Come stavo dicendo,
Dovrai uccidere il gourmet, naturalmente, ma dovrai anche recuperare il suo lasciapassare in modo da poter prendere il suo posto. Ah, mi stavo divertendo con Ciglio. E nascondi il suo cadavere, se ci riesci. Più tempo ci vorrà per stabilire la sua vera identità e meglio sarà per noi. Ora vattene. Vabbè, a uccidere Cicero, no? O dice che stava insinuando cose? No. Ok, dunque il gourmet si trova a Skyrim. Vabbè, dai, diciamo che ci ha detto abbastanza. E poi non lo stavo ascoltando già da un po', quindi... Quindi dobbiamo ammazzare sto tizio che ci... prima farci dire dove si trova il gourmet e poi ucciderlo. Allora, interroga Anton Biran. Dove sta? Ah, sta qua, a Markath. Sì, vamos. Oddio, questi sono quelli di Signore degli Anelli, uguali. Ho sentito che stanno rifondando i dogmi. Madonna, ma tutti che dicono, ma non mi interessa, me l'avete detto in 10.000, regà, non mi interessa se stanno rimbondando i Dongard attualmente. C'è stato l'omicidio a Riften. Non so assolutamente chi sia stato a fare quell'omicidio, guarda, io poi non c'ero quel giorno. Non sto nascondendo un bel niente. Ci sarà un motivo se è chiusa. Tipiche bugie imperiali. Prima ci portate via Talos. E ora ci impedite di occuparci dei nostri morti? Tu e lo Jarl risponderete per aver profanato i corpi dei miei antenati. Basta, Tongvor. Abbiamo finito. Permesso, permesso, scusa. Il regno è qui. Ti teniamo sotto controllo. Sì, sì, io devo passare, grazie. Oh, salve, Anton. Fammi salvare, che qua mi sa che finisce un po' male, male, male. Sì, te lo ripeto per la centesima volta. Sono un bretone. Sono nato ad Irock e poi mi sono trasferito qui. Non provengo da Rich. Ma... so chi sei, Anton, e so da dove vieni. Chi sei? Che cosa vuoi? Il gourmet, chi è? Dove si trova? Il gourmet? Non te lo dirò mai. Non so cosa ci faccia tu qui, ma non sarò un traditore. Porterò il segreto sull'identità del gourmet con me nella tomba. Ah. Per la Dark Brotherhood, per la confraternita oscura, questo può essere semplicemente sistemato. La confraternita oscura? Frena, frena. Non c'è motivo di arrabbiarsi. Voglio dire, sono sicuro che il mio amico non vuole che metta a repentaglio la mia vita. Dico bene? Ascolta, si è cagato. Si chiama Balagog Gronolob. È un orco. Il gourmet è un orco. Si trova alla locanda Cancello. Ma perché non può essere un orco? Che cos'è questo razzismo nei confronti degli orchi? Lascerai andare, non è vero? Certo, Anton, grazie. Menti. D'accordo. Va bene, splendido. Prego, ora è meglio che vada. Ok, la parte numero uno l'abbiamo fatta. Solo che mo questo tizio come lo ammazziamo senza farci sgamà? Ah, dormono comodi comunque, c'è da dire, eh? Allora direi che innanzitutto se le chiudiamo. Voi due? Possiamo uscire? No, mi sa che non usciranno. Come facciamo? Come facciamo? Proviamo ad aspettare un'oretta, vediamo se cambia qualcosa. Ah. Fammi salvare, va.
Cioè, o ammazzo tutti e tre e la risolviamo così. Mi sa che ammazziamo tutti e tre e via, raga. Stupido cane. Che spreco. Cos'è stato? Per questa volta ti risparmierò. Ok. Ok. Nessuno ha sentito niente. Oltre questa porta. Quindi adesso dobbiamo solo uscire. Chiudere la porta. E via! Metti via l'arma e seguimi senza opporre resistenza. My order the yard. Stop right there. In che senso, scusa? Allora preparati a subire l'ira dell'imperatore. Ma voi perché parlate in inglese? Ma che ce ne fu? Allora, era tutto giusto, solo che poi mi hanno sgamato, quindi bisogna... Che senso? Non è partita la freccia? Ma poi gli è morto un tizio a fianco, non si è accorto di niente. Ma in realtà secondo me lei proprio... Tuturu. Tuturu. Salve. Buongiorno. La tizia era così impegnata nelle sue faccende che proprio non si è accorta di nulla. Cioè, tipo lei che scopa davanti alla porta e due frecce che gli passano davanti. Io ok. Un complotto per uccidere l'imperatore. Un complotto. Non so di cosa lei stia parlando, non conosco nessun complotto, guardi, io proprio... Non, queste faccende non mi riguardano, mi spiace. Guarda, cosa dovrei chiedere l'elemosina per le strade? Salve! È andata bene, raga, dai. Perfetto. Uccisione pulitissima, direi. Ma va che bello. A posto, quindi... Ora dobbiamo... Ah no, uccidi Balagog Gronolob. Che si trova chiaramente dall'altra parte della mappa. Possiamo andare qua? Sì. Ma ormai c'è del professionismo in queste uccisioni. C'è dell'abilità. Comunque direi che dopo aver finito questa chain della confraternita oscura iniziamo a capire il discorso vampiri, perché secondo me anche quello è molto interessante, eh. Poi magari andiamo anche avanti con la storia principale di questo gioco. Eccoci qua. Salve. Qualunque sia il tuo problema, dubito di poterti aiutare. Io sono qui, in visita. Alla faccia un po' scura. Presto l'imperatore morirà, ucciso dal gourmet. Che cosa? L'imperatore? Ma io... Oh, per gli dèi, no! Non puoi farlo! Non puoi! E invece... Bruce Bruda! Ah, è morto con un fusroda. Va bene. Allora, prendiamo gli abiti, lascia passare... Come lo nascondo un cadavere? C'avevo facoltativo. Nascondi il cadavere. Ah, posso trascinarlo. No, bellissimo. È proprio Hitman. E dove lo posso mettere per nasconderlo?
perché non so proprio dove metterlo. Non c'è... Ah, lì c'è l'acqua, ecco, perfetto. Perfetto. Lo buttiamo in acqua e tanti saluti. Adesso se qualcuno ci vede è la fine. Quanto manca? Quasi arrivati. Ma posso anche tirarlo su davanti? Allora, andiamo a fare un tuffino giù di qua. Là. Oh, la madonna. Ma questi urli sono un po' inappropriati comunque. Ci mancava anche l'orso, ovviamente. Oddio, malissimo. Quanta vita ha questo orso? Tantissima. Pelliccia di orso delle nevi e via. Ma io spero che mettendolo in acqua si consideri nascosto. A posto. No. C'è qualcosa che non va. Eh no. E come facciamo a nasconderlo? Eh no, questo galleggia. Ah, a posto, dai. Non è nascosto così. Secondo me è nascosto. Allora, Skyrim, how to hide a the gourmet. Cioè proprio ti spiegano come nasconderlo. Ah, perché lui entra sotto. Lo ammazzi. Ah, è così nascosto, certo, chiaro. Mi sembra giusto. Cioè, sotto il ghiaccio così non si considera nascosto, ma dietro al fieno, a posto. Vabbè, niente, dobbiamo ricaricare.
Anzi, oltretutto non era questo il salvataggio che devo ricaricare. Quello auto. Sì. Sì, l'auto. Ok. Dobbiamo rifarci un pezzettino a piedi perché non ho salvato. Cioè, a cavallo perché non ho salvato, però vabbè. Quindi dobbiamo aspettare che entra dentro la taverna, evitare di parlargli a sto punto e ucciderlo. Perché se gli parlo si agita, quindi non devo parlargli. Beh, potevano farla un po' meglio sta missione. Alla fine ci ha buttato in acqua, dovrebbe essersi considerarsi nascosto. Ma la musica si è rialzata da sola? Sistema, impostazioni, audio. Ah. Entra, ho appena ravvivato il fuoco. Siediti e scrollati il freddo di dosso. Perché partono queste musiche action? Okay. Qualunque sia il tuo problema, dubito di poterti aiutare. Io sono qui, in visita. Ok. Niente, quindi messo qua dietro, a quanto pare si considera nascosto. A posto, chiaramente un nascondiglio perfetto, nessuno mai lo troverà. Mi sembra giusto. Salve. Ma cosa? Ma perché? Ma perché? Ma è pazzo! Posso ancora combattere! Ma che palle! Perché non l'ho fatta furtiva? Dovevo accovacciarmi e farla di nascosto l'uccisione. Così. Prova a sederti vicino al fuoco e ti manderò qualcuno. Sia il tuo problema, dubito di poterti aiutare. Io sono qui in visita. Ok.
Ok. No, io voglio nasconderlo perché immagino che poi questa cosa probabilmente mi andrà a facilitare la prossima missione, visto che se non scoprono il cadavere magari mi aiuta questa cosa, no? Spero. Se magari non si incastrasse nel fieno. Dai, su, forza. A posto. Nascosto. Ora ho fatto un'uccisione furtiva, quindi tutto a posto. No? Sì. Sì, avevo sbagliato a non fare l'uccisione furtiva, è stato quello il problema. Ok, quindi fai rapporto a Festus Crax. Perché non esce più mostra sulla mappa? Ah, ok. Serve qualcosa. Serve qualcosa. Ucciso tutti. Eccetto quel... Eccolo qua. Il ritorno dell'assassino prodigo. E il gourmet? Dell'assassino prodigo. Gourmet morto. Così ho saputo. Pare che un certo sia sparito. Il che significa che non solo hai ucciso il gourmet, ma hai fatto anche sparire il corpo. Hai anche il lascia passare, vedo. Ottimo. Ottimo. E da Markart mi è giunta voce che il cuoco della fortezza è scomparso prematuramente. Ha eseguito gli ordini alla lettera. Dubitavi dell'uditore? Mi sbagliavo su di te. Ora lo capisco. Forse ci sbagliavamo tutti. Mille di oro. Ragazzi, guadagna proprio bene a fare... Considera un modo per scusarmi di essere stato così... A fare il killer. Acido. Si chiama l'anello della tessitrice notturna. L'ho indossato per anni, ora voglio che lo tenga tu. Darà più vigore alla tua magia e alla tua furtività. Bello. Ora farei meglio a sbrigarti e ad andare da Astrid. È il momento. È giunta l'ora di attuare l'ultima fase di questa grandiosa operazione. L'anello della tessitrice notturna. Una cagata. Sneaking 10%, Extraction Spell 10%. È proprio la carriera definitiva. Si guadagna bene, si ammazza la gente. Ti regalano un cavallo, meglio di così. Tutti i benefit già a sto lavoro. Dunque hai avuto successo. Hai ucciso il gourmet. È giunta l'ora? E adesso? Titus Mede II alle ore contate. Siamo pronti a uccidere l'imperatore? Oh, sì. E ho deciso che questo onore sarà tuo. Chissà se versano i contributi. Non deluderò né te, Astrid, nella confraternita oscura. Oppure, l'imperatore morirà per Sitis e la Madre Notte. No, la prima, così facciamo un po' il prolo. Ho la massima fiducia nel tuo successo. Diamoci da fare. Ora va a Castel Dawar a Solitude. Mostra lascia passare del gourmet all'ufficiale, il comandante Maro. Sono certa che ti ricordi di lui. Avrai libero accesso alle cucine e quindi all'imperatore. Farai finta di essere un cuoco, quindi potrai facilmente avvelenare il suo cibo. Che veleno dovrei usare? Ecco, prendi questa. Si chiama radice di Jarrin. Basta un assaggio e gli effetti sono praticamente immediati. Bello. L'imperatore si ritroverà al cospetto di Sitis prima ancora di aver capito di essere morto. Una volta ucciso Mede, scappa dalla porta superiore e supera il ponte.
Ho provveduto in modo che rimanga sguarnito una volta dato l'allarme. Ora va, tesoro. Va. Tesoro. Al nostro prossimo incontro. A posto. Andiamo, regà, a uccidere l'imperatore, proprio l'incarico più importante di tutti. Fai rapporto al comandante Maro. È questo, no? Sì. A Solitude. Che poi l'imperatore di Solitude, non di Skyrim, no? O è l'imperatore di Skyrim completamente? Cioè, Solitude è tipo la capitale? Ormai è andata. Ho sentito che stanno rifondando. Zio, basta, non mi interessa. Non mi interessa. Dei Dongar. Non mi interessa. Allora, salvatina e via. Non un altro passo. La torre è chiusa fino a nuovo. Hai ragione. Mi devo vestire forse da cuoco, no? Forse gli devo solo dare la lettera. Non un altro passo. La torre è chiusa fino a nuovo ordine. Show Maro de Gourmets Vritz. Gli facciamo vedere, lascia passare. Per ordine di Sua Eminenza, il possessore di questi documenti è il Gourmet. Per Asura, il Gourmet. Mi dispiace. Non me ne ero reso conto. Vabbè, noi prossima volta. Non sapevamo chi attenderci. Non sei abbigliato come mi aspettavo. Accomodati pure. La cucina si trova più avanti. Gianna, la cuoca del castello, attendeva con impazienza il tuo arrivo. Dici che mi devo mettere i vestiti? No, sti cazzi. Cioè, uno può vestirsi come vuole. Un vero chef, cioè, si può vestire come preferisce. Basta consegne, per favore. L'ho già detto, abbiamo tutto quello che ci serve. Metti là quello che hai portato, poi sparisci. Non hai capito. Io sono il Gourmet. Il Gourmet? Oh, finalmente. Quando ho saputo che il Gourmet avrebbe cucinato per l'imperatore, quasi non riuscivo a crederci. È solo che... Silenzio, sono pronto per preparare il grande banchetto. Oh, insomma, a dire il vero, non indossi un cappello da cuoco. Ce n'è uno proprio là, sullo scaffale. Non puoi cucinare senza. Ma perché? Vabbè, mettiamoci gli abiti del Gourmet, così sono tutti più contenti. Ma poi non me li ha manco dati gli abiti. Dove sta il cappello da cuoco? Cominceremo non appena avrai indossato il cappello. Guarda sullo scaffale laggiù. Non vorrei certo che l'imperatore ti scambi per qualcun altro. Ma laggiù dove? Ma regà, vedete un cappello? Io non vedo un cappello da chef. Ah, certo. Certo che non c'è. Certo che non c'è. C'è una simpatica mod che è stata installata che ha eliminato dal gioco qualsiasi elmo. Questa mod, purtroppo... comprende anche i capelli da chef, a quanto pare. E quindi potevo tranquillamente andare avanti una settimana a cercare quel cappello da chef che non avrei mai visto, visto che è disabilitato. Che cosa è successo? Confirmo. Allora, questa via, remove. Ma qual era quella dei cappelli?
No, mi sa che l'ho tolta. Spero di averla tolta. È apparso anche lei un cappello. A me la mia bellissima maschera. Ok, quindi ora cappello da cuoco. Ma forse li vedevo anche prima allora in realtà. Vabbè. Vabbè. Però vabbè, è più carino vedere anche gli altri NPC con i cappelli. Perché in questo modo mi toglieva tutti i cappelli in generale, no? E la volevo già disabilitare. Cuoco. Ora sono chiaramente uno chef. Chiaramente. Oh, ma guardati, assolutamente perfetto. Ora sei proprio come ti immaginavo. Ma che cazzo dici? L'armatura da Edrica e il cappello da chef. Oh, ma guardati, assolutamente perfetto. Ora è abbastanza il gourmet qui per cucinare, non per parlare. Iniziamo. Oh, sì, certo. L'imperatore ha richiesto il tuo piatto più famoso, il potage le magnifique. Mi sono presa la libertà di iniziare i preparativi. Il ricettario però copre solo le basi, poi ognuno dà un tocco personale. Ce l'ho io il tocco personale. Possiamo preparare il potage alla maniera del gourmet. Il brodo sta già bollendo, possiamo cominciare subito. Allora, che ingrediente devo aggiungere? Prepara le potage le magnifique. Che ne so, carote. Carote? Davvero? Va bene. E poi? Polvere di vampiro. Polvere di vampiro? Dici sul serio? Butta. Sì, immagino che serva per dare un tocco di rustico. E la cosa bella è che ne abbiamo un po' sotto mano. Va bene, e poi cosa servirà? Un dito di gigante. Un dito di gigante? Sì. Ma sì. Dici davvero? Sì, lo fai saltare un po' in padella prima, poi lo aggiungi. Sì. Ho detto un dito gigante. Non fare questioni col gourmet. Ma certo. Non dubitare del gourmet. Un dito di gigante. Ecco. Cosa? E poi? Un septim. Carne di ucher a dadini. Vediamo qualcosa di normale. Carne di ucher a dadini. Orker. Davvero orker. Delizioso? Non può proprio non piacere. Scusa, mi sono lasciata trasportare. Questa ecco muore comunque. Una ciotola di carne di orker a dadini. La polvere di vampiro le direi proprio uno spizzico. Finiremmo per mischiare i sapori. Allora, basta così? Manca solo un ingrediente. Tieni, aggiungi questo. Gli diamo la radice. Oh? Che cos'è? Una specie di spezie? Ma dobbiamo proprio? Il potage sembra perfetto. Un altro ingrediente potrebbe... sembra perfetto con polvere di vampiro e dita di gigante. Ora, Gianna. Chi è il gourmet qui? Scusami, Madonna, ma certo. Madonna, sto diventando uno chef a tutti gli effetti. Famose. Bene, il tuo ingrediente segreto è stato aggiunto. Se posso aggiungere una cosa... Per me è stato un onore poter preparare un pranzo con il miglior cuoco dell'intero impero. Porterò la marmitta e ti farò strada fino alla sala da pranzo. L'imperatore e i suoi ospiti saranno impazienti di conoscerti. Ok. Facciamo una salvatina. L'accostamento tra dito di gigante e polvere di vampiro è azzardato, ma se ben bilanciato esce un buon accoppiamento. Allora, dito di gigante che è oggetto di bonus, 10. Ok, non so imitare Borghese. Ma non provi neanche un minimo di nervosismo dopo tutto quello che è successo. Ti riferisci al matrimonio, all'omicidio apparente di mia cugina? Se no c'è anche Cannavacciuolo.
Allora, tagliamo un po' di dito di gigante, fino. Cose che capita. Allora lo aggiungiamo. Per gli dei, sono così nervosa. Fra poco ci saremo. Senti, servirò io. Tu rimani qui e dai spettacolo. In che senso dai spettacolo? Sono un clown. Che trama il tuo assassinio. Già, una situazione davvero incresciosa. Ma si è trattato di un incidente isolato. Mi hanno assicurato che è stata tutta colpa del figlio di quell'uomo. La verità è che non abbiamo nulla da temere. Uccidere un imperatore può tornare utile, ma aiutarne uno porta ulteriori benefici, come credo che converrete tutti. Ah, ci siamo, onorevoli ospiti. Vi presento il gourmet. E sei tipo un assaggiatore, esatto, stavo pensando la stessa cosa. Potage le magnifique. Che delizia. Cari amici, in qualità di imperatore, mi riservo il diritto di assaggiare per primo. Vai, boss. Che meraviglia. È davvero splendido. È esattamente come mi aspettavo. Credo ci sia qualcosa che non va. Io... No! Che è successo? Il gourmet e il cuoco hanno avvelenato l'imperatore. Prendeteli! Bio. Cosa? No, tu non capisci. Deve esserci stato un errore. Ho sbagliato strada. Oh merda. Questo è ciò per cui sono stato addestrato. Permesso. Punto su quello grosso. Vabbè, ok. Nessuno potrà salvarti ora. Ehi, cerca di fare attenzione. Vabbè, finisce a schifio sta situazione, ho capito. Tu, via, ciao. Vabbè, già che ci siamo. Che c'è va l'imperatore? Bestie dell'imperatore, belle. Morto e denudato. E via. Vabbè, raga, è finita schifio sta roba. Ok. Permesso. Ma che cazzo... che cazzo. Allora, mi tolgo il cappello da cuoco e sarò sicuramente irriconoscibile. Mi si è spento lo schermo? Ok. Oh! Quest'uomo è stato senz'altro l'esca più insopportabile mai utilizzata dall'imperatore. Sono felice che sia morto. E lo sono ancora di più che l'abbia ucciso tu. Tu, un assassino della confraternita oscura, hai appena attentato alla vita dell'imperatore, che non era altro che un impostore. Non te l'aspettavi? No, plot twist. Della è venuto da me per sottopormi il piano. Ci siamo accordati per uno scambio. Io avrei consegnato te e la confraternita oscura avrebbe continuato a esistere. Sai una cosa? Ho cambiato idea. Che ne dici se uccido te e massacro tutti i tuoi miserabili amici? Il tuo santuario è sotto attacco in questo preciso istante. Ecco cosa penso di questo accordo. Tu e i tuoi amici avete ucciso mio figlio e ora pagherete per questo. No. E fate in modo che non rimanga niente del suo corpo. Ma in che senso? No. Ok, raga. A posto.
Qua è finita male la situa, eh. Finita male. Uccisione epica finita male. Titolo del video proprio. Permesso. Commesso crimine. Ah, ma ora ci odiano tutti. Ci odia il mondo. Ora è il mondo proprio. Mannaggia. Fus! Tutto qui? Lo sai fare di meglio? Ah, niente. Ma i miei Atronox possono fare qualcosa per piacere? Fermati subito, in nome dello Jarl. Mi hai scoperto, pagherò la metà del 2500. Aia, ma fammi decidere almeno. Mille di tagli aggiunti. Ogni guardia uccisa sono mille di taglia. Via, via, via. Via. Permesso, via. Dove si esce da questa città del cazzo? Perché mi si è spento di nuovo lo schermo? Ecco, sono dalla parte sbagliata. Però ci possiamo buttare in mare, forse. Sarebbe una fuga epica. Proviamo. No, l'hanno fatta per evitare che la gente si butti, maledizione. Così impari, ecco, a infrangere la legge durante il mio turno. Hai commesso crimini contro Skyrim e la sua popolazione. Cos'hai da dire in tua difesa? Uh, 4500. No, no, muoio. Contento subito. Aia. Come cazzo si esce da sto posto? Merda. Ho finito pure la stamina. Non farmi del male. Come si esce? Voglio sapere di qua. Ecco, ci mancava quest'altro. Stanno litigando. Salve. Tutta la città. Tua. Fammi vedere come combatti. Niente, ci portiamo a spasso per un po', mi sa. Ma non ho una pozione per la stamina, qualcosa. Ecco, vigorous stamina, via. No, non penso che ci fossero modi per evitare di essere odiato dal mondo in quella città, vero? Forse se non avessi ucciso tutte quelle guardie, la mia taglia non sarebbe cresciuta a dismisura come è adesso cresciuta a dismisura, quello sì.
Mi lasci in pace, per favore. Non si può neanche uccidere questo tizio. Ci ho già provato, non si può. Vabbè, prima o poi smetterà. Sì, vabbè, regà, dai. Dai, ma seriamente. Che se non ammazziamo il drago non ce lo scolliamo più. E niente, mi sa che prima o poi dovremmo pagare e eliminare la taglia. Ah, ho preso il cavallo, scusami. Il tizio ha detto: ehi, quello è un animale prezioso. I miei Atronox stanno uccidendo quel cavallo perché l'ho hittato. No, vabbè, questo è ancora qua. Morto? Allora è morto? Alleluia. Non ci avrei mai creduto. Osso, scaglie, rubino, via. Se non l'avessi visto con i miei occhi. Questi stanno ancora cercando di uccidere quel tizio. Non so, raga, sono indeciso se ricaricare il salvataggio, sinceramente, perché... perché sennò ci siamo veramente sputtanati Solitude, cioè... 4.500 non mi pagherò mai. Per la guardia che ti segue, slash kill, uccidi il personaggio. Ma non voglio ucciderlo. Quel tizio mi dà una quest a un certo punto. Certo. Qualcos'altro? Vaffanculo. Il veleno non andava messo. Cosa? Cosa vuoi anche tu? Chi sei? Ma chi te sen cula? Ricarichiamo e facciamo un po' di meta. In che senso un po' di meta? Ci riproviamo senza veleno e vediamo cosa succede. Dai, riproviamoci, perché siamo sputtanati tantissimo nella città e non vorrei essere così sputtanato, sinceramente. Ah, merda. Aspetta. Sta calma, Giana, sta calma. Quando sarà tutto finito, potresti firmarmi uno dei tuoi ricettari? Cazzo. E niente, non ce l'abbiamo il salvataggio prima di questo. No, però posso evitare di farmi odiare dal mondo. Ah, meta si intende sapere una cosa che il personaggio non sa e agire come se lo sapesse, ok. Neanche un minimo di nervosismo dopo tutto quello che è successo. Ti riferisci al matrimonio? L'omicidio apparente di mia cugina. Magari la taglia me la zerano in qualche modo.
mele freddo, temperamento vivace, sono cose che capitano. Certamente. Eccoci, per gli dèi, sono così nervosa. Ma fra poco ci saremo. Senti, servirò io. Tu rimani qui e dai spettacolo. Comandante, che trama il tuo assassino? Già, una situazione davvero incresciosa. No, ma comunque loro mi vengono a cercare. Di un incidente isolato. Mi hanno assicurato che è stata tutta colpa del figlio di quell'uomo. La verità Ciao, è Albino. Che non abbiamo nulla da temere. Uccidere un imperatore può tornare utile, ma aiutarne uno porta ulteriori benefici, come credo che converrete tutti. Ah ah, ci siamo, onorevoli ospiti. Vi presento il gourmet. No, l'ho nascosto. Sage le magnifique. Che delizia. Cari amici, in qualità di imperatore, mi riservo il diritto di assaggiare per primo. Che meraviglia. È davvero splendido. È esattamente come mi aspettavo. Credo ci sia. Uccidiamo lei? Io. Per gli dèi! Bio. Tranquillo, non ti preoccupare, ci mancherebbe. Ok, da qua in poi non si ammazza nessuno, se corre e basta. Quest'uomo è stato senz'altro sì. L'esca più insopportabile mai utilizzata. Cioè, questa roba deve sempre succedere, secondo me. Sono felice che sia morto. E lo sono ancora di più che l'abbia ucciso tu. Tu, un assassino della confraternita oscura, hai appena attentato alla vita dell'imperatore, che non era altro che un impostore. Non te l'aspettavi? Neanch'io, quando un membro della tua famiglia è venuto da me per sottopormi il piano. No, secondo me non abbiamo sbagliato niente, è così. Io avrei consegnato te e la confraternita oscura avrebbe continuato a esistere. Sai una cosa? Ho cambiato idea. Cioè, quelli della confraternita oscura mi hanno venduto comunque, raga. Tra parentesi, amici. Quelle merde. Il tuo santuario è sotto attacco in questo preciso istante. Non ho un salvataggio ecco prima. Ce n'è uno mega prima. Tu e i tuoi amici avete ucciso mio figlio e ora pagherete per questo. Uccidetelo e fate in modo che non rimanga niente del suo corpo. Non sarei Bruda! Ma qua diceva verso Skyrim o sbaglio? Ah, top. Cioè, quella merda di Astrid ci ha venduto, raga. Ma sì, deve andare così. Però al posto che metterci a strillare in mezzo alla città cercando di buttarci dal ponte, dovevamo semplicemente scendere tutte le scale fino ad arrivare sotto all'uscita. Forse posso già fare il viaggio rapido per assurdo adesso. Perché il santuario non è più sulla mappa? Ah, non posso viaggiare mentre sono inseguito. Dai, Shadowmer, vamos. Ma a parte che non penso ci sia ancora qualcuno che mi sta inseguendo. Mazza, sto cavallo c'ha un botto di stamina comunque. Ok, vediamo se è finito l'inseguimento. Non c'è più la confraternita oscura, ci hanno proprio distrutto tutto, quindi. Sì, molto tradito da Astrid. Maledetta.
No, raga, un altro drago basta, per favore. No, seri, ora mi odiano. No, vabbè. Ah, no, mi stanno cercando, certo, ha senso. Ha senso, mi stanno cercando. Eh sì, sono mega ricercato. Da tutti. Johnny è andato, sì, è stato rottamato. Che cazzo sono quei licantropi? Perché ci sono dei licantropi? Chi è che spara? Aia. No. Boromir, l'anima di Boromir. Ah, questo era il marito di Astrid, era un licantropo. No, pazzesco. E quindi anche Astrid. Dove dobbiamo andare? Di qua? No, di qua torno indietro. Qua va tutto a fuoco. Ma in realtà il fuoco lo posso spegnere volendo. No, no, l'ho disattivata. Ma tecnicamente se dove, cioè se uso... No. Niente, andiamo in mezzo così? Via! No, a parte che è un fuoco finto, non fa danno. Ah, di qua. No, Gabriella! Ripperino, Gabriella era simpatica. Arcturus! Boom, rip Arcturus. Oh, Nazir. Tutto a posto? E quindi sei in vita. Iniziamo a dubitare. Nazir faceva parte del complotto. L'imperatore era tutta una trappola. Qualcuno ci ha traditi. Considerato che la maggior parte di noi è morta, deve essere così. Quindi qualcun altro ha tradito. No, non dubito di te. Avermi salvato la pelle, in un certo senso, cancella ogni dubbio. E quindi, grazie. Dobbiamo uscire da qui. Puoi dirlo forte. È solo questione di tempo. Prima di finire arrostiti vivi. Forza! Ok. Uditore. Io sono la tua unica salvezza. Vieni. Accogli la madre. Ora la sento la voce della madre. Prima non l'avevo sentita. Cioè, nell'altra missione non l'avevo sentita. Ora si sente.
Boom, easy. Aspetta che magari c'ho da lire. Qua abbiamo una taglia da pagare. Modo per uscire da qui. La madre, la madre. Ah, così è ripperino per Nazir. Cosa è successo? È partita tipo razzo la tomba della madre. Ah, la ragazzina è viva. È viva. Sto andando il più velocemente possibile, stupido diavoletto. Non mi sembri di aiuto. Non sono brava nei lavori manuali. Ora sbrigati, ce l'hai quasi fatta. Un altro sforzo. Così. Riesci ad aprirla? Credo di sì. Porta pazienza. Devi parlare con Astrid qui, nel santuario della confraternita oscura. Ok. Parla ad Astrid, che quindi non è stata lei a tradirmi, è stato qualcun altro. Ma tutto bene. Ne hai passate di ogni. Forse la ragazzina sempre a posto. Devo parlare con Astrid, è qui nel santuario, seguimi. È qui? Persi, ti credevo di averla persa. Andiamo. Ok. Babette, tutto a posto. Ma scusami, ma poi loro come sono rimasti in vita? Non si sa. Cioè, tutto distrutto. Tanto rubiamoci un'altra gemma insolita. Wow. Vivo. Sei vivo. Grazie, Sitis. Astrid. Per favore. Ho molte cose da dire e poco tempo. Mi dispiace tanto. Il Penitus Oculatus, Maro, ha detto che consegnandoti a loro avrebbe lasciato in pace la confraternita oscura per sempre. Per Sitis, sono stata una stupida. È tutta... ci ha traditi, però gli dispiace. Sei il migliore tra noi e ti ho quasi ucciso, come ho ucciso tutti gli altri. Tu mi hai condannato a morte, traditrice. Sarai giudicata da Sitis. Passivo-aggressivo, questo mi piace. Sarai giudicata da Sitis nel vuoto, ti compatisco. No, non provare pietà per me. Merito qualunque destino il Signore del Terrore abbia in serbo per me. Ti ho tradito. E ora Maro ha tradito me. Tutto torna. Volevo solo... ora che sei tutta carbonizzata è facile, però. Erano prima di Cicero, prima della Madre Notte, prima di... te. Pensavo che avrei potuto salvarci. Mi sbagliavo. Ma tu sei vivo. Allora c'è ancora una possibilità di ricominciare, di ricostruire. Perciò ho fatto... questo. Non capisci? Ho pregato la Madre Notte. Io sono il Sacramento Nero. Che cosa? Sto dicendo che avevi ragione. La Madre Notte aveva ragione. Le antiche usanze hanno guidato la confraternita oscura per secoli. Sono stata una folle a oppormi. E per dimostrare la mia sincerità... ho pregato di essere Arisa. Condannata a morte. Ora sei tu che guidi questa famiglia. Ti affido la spada del supplizio affinché tu possa comprenderne la natura. Devi...
uccidermi. Recupera la spada del supplizio. Fallo, uditore. Uccidimi. Con la spada del supplizio. Ti prego, uditore. Libera la mia anima. E che sia Sitis a giudicarmi. Dai. Grazie. Astrid, per le sabbie. Ancora non riesco a crederci. Se non lo avessi sentito con le mie orecchie, non ci crederei. Come ha potuto Astrid farci una cosa del genere? Non posso che compatirla. Astrid, per le sabbie. Ancora non riesco se a non crederci. Lo avessi sentito. Ah, basta, raga. Non sono in loop questi due. Come ha potuto Astrid farci una cosa del genere? Non posso che compatire. Sì, sì, ciao. Torniamo a parlare con la madre, va. Con la quale chiaramente non possiamo sposarci a causa di Astrid chiari problemi. E così doveva essere. Possa trovare la redenzione nel vuoto. Ma finché tu vivi, la confraternita oscura continuerà ad esistere. Dobbiamo onorare il nostro contratto ed eliminare l'imperatore Titus Mede II. Così si parla, madre. Così si parla. Parla con Amund Mothier, alla giumenta bardata a Whiterun. Lui saprà dove si trova il vero imperatore. Così si parla, madre. Informa Nasir dei tuoi piani, perché tu sei l'uditore e devi tenere unita questa famiglia. Vamos, vamos. Dov'è Nasir? Eh no, mo deve morire quel cazzo di imperatore. Devo ammetterlo. No. Che delirio. Immagino che non sia la fine. Vai, vai, grazie. La madrenotte mi ha parlato. Scusa? Di nuovo. E quindi cosa ti ha detto? Devo parlare con Amund Mothier. Amund Mothier? Ma questo significa... Il contratto è ancora valido. Il vero imperatore deve essere ucciso. Vuoi dire che è ancora possibile? Ma come? Il nostro piano è saltato. Sono morti tutti. La famiglia... La famiglia è ancora viva. Nasir, devi fidarti di me. Come preferisci. E allora va, uditore. Scopri cosa ha da dire quel viscido bastardo di Mothier. Dopodiché manda l'imperatore da Sitis. Ah, ma quando avrai finito non se ne parla più di tornare qui, giusto? Pensavo al santuario di Dawnstar. Potremmo insediarci lì. Ascolta, quando questa faccenda dell'imperatore si sarà conclusa, io e Babetta ti attenderemo lì. Troverò un modo per spostare la madre notte. Non temere. Va ora. E torna con un barile pieno d'oro. Intesi? Babette, mia cara. Ok. Ok. Dobbiamo partire. Però se prima ci pagava Astrid, mo chi ci dà i sord per i contratti che concludiamo? Cioè, io volevo fare il killer, no? Il proprietario di una confraternita oscura. Non puoi viaggiare in presenza di nemici. Oh, brutta fine, Fessot Krex. Bruttissima. Ti paghi da solo. Ah, ecco.
che cazzo. Ma dove sta sto drago? Madonna. Raga, un drago ogni ora mi esce, cioè. Un po' too much, eh. Dai. Questo è di fuoco, quindi i miei... Oh, merda. Eccola. A posto. Quindi ora possiamo fare un viaggio rapido. Whiterun, sì. Comunque sabato c'era questa missione della Compratenda Oscura, dove venire qua a Whiterun a ammazzare un tizio, no? E niente, non riuscivo a ucciderlo, era un delirio, proprio un questo tizio girava tra le città, era un delirio di missione del cazzo, veramente insopportabile. Al che arrivo a Whiterun e proprio preso dall'ira totale lo ammazzo così, e io sulle scale l'ho ucciso, no? E ho detto vabbè, fanculo, mi odieranno tutti a Whiterun, chi se ne frega. Poi arriva una guardia di Whiterun e tipo mi fa, ti abbiamo beccato che stavi uccidendo, che hai ucciso quel tizio. Solo che lo Jarl di Whiterun ci ha nominati tipo Lord, non mi ricordo mo la carica come si chiama, e quindi la prima volta che fai un reato in questa città hai tipo il pass, esci gratis di prigione, e quindi l'ho usato e tutto a posto, fine, grazie, ciao, perfetto. Cioè, veramente perfetto. Entra pure. Avvertimi se hai bisogno di qualcosa, o va a sederti vicino al fuoco e ti manderò qualcuno. Cioè, comunque tutto sto casino è iniziato perché abbiamo ammazzato una tizia in un orfano. Si trova nel retro. Che c'è? Ho detto che non voglio essere disturbato. City, sei in debito di un'anima, non sei d'accordo? Per gli dèi, tu sei ancora in vita. Ma avevo sentito che il vostro santuario... Ti prego, non penserai che io c'entri qualcosa? Io volevo l'imperatore morto, il vero imperatore, e ancora lo voglio. È stato Maro. Lui... Intendi dire che dopo tutto quello che è successo, la Confraternita Oscura onorerà ancora il contratto? Cielo, è magnifico, meraviglioso. L'imperatore è ancora a Skyrim, ma non per molto. È a bordo della sua nave, la Cataria, ancorata nella baia di Solitude. Se riuscirai a salire a bordo di quella nave e a uccidere Titus Mede II come pattuito, ti rivelerò la posizione del nascondiglio che custodisce il tuo pagamento. A dire il vero non ne ho idea. Si trova nella baia di Solitude, il canale appena a settentrione del porto. Ammazza su una nave, è complicato, raga. Nuotare. Top. Per favore, fai in fretta. La nave dell'imperatore non sarà ancorata per sempre. Non avremo più un'opportunità del genere. Ho
O riusciamo a fare tipo una mega sniperata da chissà dove. Ave Citis, imbarcati sulla Cattaria. Ah, magari mi posso anche imbarcare... Ecco, io non andrei a Solitude, non lo so. Ho paura che... Però andiamo a vedere com'è la situazione, se ci odia il mondo o no. Hai commesso crimini contro Skyrim e la sua popolazione. Cosa hai da dire in tua difesa? Sei furbo? Paghiamo, vieni rega. Con noi. Recupereremo tutte le merci rubate. Dopodiché ti lasceremo andare. Non prima di aver pagato la taglia che grava sulla tua testa, si intende. A posto. 1500. Che non è pochissimo. Siamo a 8000, eravamo quasi a 10k. Però almeno... Fa attenzione. Adesso la situazione a Solitude è tornata normale. Cioè, però con quella quest, quindi per forza di cose ti odiavano a Solitude. Cioè, non c'era un modo alternativo per far sì che nessuno ti odiasse a Solitude. Con permesso. Allora, per andare al porto mi sa che si va giù di qua. Che poi adesso se non riusciamo a ammazzare l'imperatore Sneaky ci odieranno ancora di più. Quindi dobbiamo assolutamente ammazzarlo Sneaky, l'imperatore. Allora, lì c'è la nave. Facciamo un salvatino veloce, veloce. Ammazza che nave. Fammi leggere la missione. Ah no, niente. Non ci sono consigli, non c'è niente. Avevo un travestimento impeccabile da cuoco. Cioè io non so come abbiano fatto a sgamarmi, sinceramente. Ah, posso entrare da lì. Chiaramente come nei migliori film di pirati. C'è qualcuno? No. Ti ho trovato! Ah! Ah! Ma com'è possibile? Com'è possibile questa cosa? Devo entrare già accucciato. L'incantesimo di invisibilità? No. Mi sa di no. No. Allora. C'è qualcuno? Mi era parso di aver sentito qualcosa. Cos'è stato? C'è qualcuno? Ok, due sono andati. Immaginato. Ok,
Non so se può aver senso travestire, ma secondo me ammazziamo tutti furtivamente, via. Stavo dicendo se può aver senso travestirsi da marinaio, ma non penso. Indossano solo delle vesti questi. Ma va, raga, ma li ammazziamo tutti uno dopo l'altro e tanti saluti. Non dimenticandoci che la lettura è importante, quindi ci fermeremo ogni tanto a leggere un bel libro. Piano piano la svuotiamo sta nave. Ma scusa, chi mi ha sgamato esattamente? Io vado venerdì. Oltretutto, esatto, venerdì non ci sarà la live, regà. Si è scappato l'incendio del marito. Me ne occupo io. Perché sono a vedere Spider-Man, che purtroppo è l'unico giorno che siamo riusciti a prenotare, venerdì. E quindi venerdì non ci sto, però ci sto sabato. Quindi la live si fa di sabato, se ci siete. No, sempre ora di pranzo, per le 15, 14 circa, 14, 15, quell'ora lì. Oh, qua c'è una borsa di oro. Pigliamo, va. Che la confraternita sta in bolletta. Da chi è che sono rilevato esattamente? Una porta con la serratura difficile. Mi sa che difficile è la difficoltà massima. Sentito niente? Ma come sono morti questi?
Ma no, quei biglietti è stato veramente un delirio comunque, perché avevamo prenotato per mercoledì, che è la prima, però tipo il sito è esploso, ha prelevato i soldi senza darci biglietti, un delirio. E poi abbiamo riprenotato per venerdì. Oh merda. Chiave maestra della Cataria. Ah, quindi con quella chiave maestra posso... Questo era il bardo della nave, probabilmente. RIP bardo della nave. Va bene, è finita schifio. Ma tanto raga, è una nave, voglio dire, ammazziamo tutti e gli diamo fuoco, tanti saluti, ciao, grazie. Salve! Si glitchano un po' dentro la nave, devo dire. Esatto, anticipiamo il Titanic. Oh merda. Che cos'è? Perché sono uscito sul ponte, maestro? E ancora una volta ho dimostrato l'ottusità del comandante Mar. Gli avevo detto che non è possibile fermare la confraternita oscura. Nessuno può. Eh già. Avanti, non esitare. Non sei arrivato fin qui solo per startene lì, a fissarmi. Tu mi stavi aspettando? Oppure il tuo regno è giunto alla fine, l'Ordina Citis. Molto meglio questo. Oh. Risparmiati le sbruffonate. Non andrò incontro alla morte piangendo come un bambino. Ah. So perché sei qui. Spavaldo, devo morire. E tu devi sferrare il colpo. È così che funziona. Imperatore mica per niente, ma giustamente. Concederesti a un vecchio di pronunciare qualche altra parola prima di compiere la tua missione? Lo ascoltiamo, ascoltiamolo. Ti ringrazio per la cortesia. Tu mi ucciderai e io accetto questo destino, ma a prescindere da quale sia il tuo percorso nella vita, in te percepisco una certa... È imperatore ambizione. Mica per niente. Dunque ti chiedo un favore, l'ultimo desiderio di un vecchio. Anche se in molti mi vorrebbero morto, qualcuno deve aver messo in moto tutto. Questa persona, chiunque essa sia, deve pagare per il suo tradimento.
Quando avrai ricevuto la ricompensa per il mio assassinio, voglio che uccidi la persona che te l'ha commissionato. Mi faresti questa gentilezza? Un assassino della confraternita oscura non fa favori. E comunque, regà, no, perché cioè, chi ha commissionato l'uccisione è un cliente della confraternita, punto, quindi... No? Cioè, giusto, non si può ammazzare un cliente così, O lui mi sta chiedendo come fosse un contratto. No, secondo me lo mandiamo a fanculo. Cosa dite? Però è un rompipalle. Effettivamente. È vero, e rifletterò sulla tua richiesta. Grazie. Bene. Ora possiamo passare alle questioni più immediate, immagino. Pam. Vesti dell'imperatore e la chiave. Bella lì. Il vero imperatore è morto. Ci sono anche un sacco di libri interessanti da leggere. A posto. Che cos'è stato? Bio. Fatto il misfatto. A parte quel momentino in cui c'erano tre guardie che ci siamo leggermente fatti sgamare, direi che è andato bene, dai. Allora, fai rapporto da Mammo Tierra, che sta a Whiterun. Ma questo spero che poi... Cioè, ci deve dare un botto di soldi, Motier. Un botto, voglio dire. Per ammazzare l'imperatore mi devi pagare tantissimo. Sei di nuovo qui. Titus Mede II è morto. Lo so. Ho ricevuto la notizia poco fa. È meraviglioso. Forse non riesci a comprenderlo. Ma hai reso all'impero e a tutta Tamriel un servigio più grande di quanto tu possa immaginare. Ah, ma tu non ti interessi molto alla politica, vero? Tu vuoi il denaro. Bravo. E denaro avrai. Il tuo pagamento ti attende in un nascondiglio segreto. È dentro un'urna, a Volunrud. Nella stessa stanza dove stavo per dirlo, vuole. La prima volta. Ora va. Prendi il tuo denaro... E speriamo di non rivederci mai più. I nostri affari, gli dèi siano ringraziati, sono conclusi. La storia di Ragnar inizia così, senza che nessuno attendesse quel dì. Avevamo un patto! Entrò davanti, brandendo la lama, urlando... ...alto di gloria e di fama. Ma poi tutto un tratto il tono scemò, quando di Matilda lo sguardo incrociò. Aiuto! Questa è un'ode dedicata ai protettori fedeli di Skyrim, gli imperiali. Non aspetta!
Questa è un'ode dedicata ai protettori. Come facciamo, raga? Gli imperiali. Brindiamo al domani e alla sua gioventù, perché l'aggressore non torni mai più. E in mano di tempesta, la sorte è funesta. Con sangue e la spada riavremo una Non si può ammazzare senza essere sgamati, sto tizio. Dedicate ai protettori fedeli di Skyrim, gli imperiali. Brindiamo al domani e alla sua gioventù, perché l'aggressore non torni mai più. Ma avevamo un patto di tempesta. La sorte è funesta, col sangue e la spada riavremo una casa. Preparati, Ulfric, assassino di re, che il tuo... Questa musica poi di sottofondo è particolarmente... non ce l'ho più la pozione della fottutissima invisibilità. Mandar, rideremo di te. Siamo i figli di Skyrim, lottiamo con ardore, e nel Sovngarde al fine troveremo l'onore. Ma la terra è la nostra, e mai esiteremo, il cuor del nemico marcirà nel terreno. A posto, la roba è che devi ammazzarli. Ci era giunta voce che fossi morto. Se sei qui per Motier, si trova nel retro. Sì, sì, va a trovare Motier. A posto. No, perché vanno uccisi da nascosto, è quello il fatto. Quando li ammazzi da nascosto, puoi star tranquillo. Oh, un messaggero. Ti stavo cercando. È tipo WhatsApp il messaggero. Una cosa personalmente. Vediamo un po'. Ho ricevuto una lettera e parecchio oro. Ha forse a che vedere con la tua eredità? A proposito, mi dispiace per la tua perdita. Ma chi ho perso? Di sì. Ora devo andare. Chi ho perso? Mi muore gente così. La morte di Amon Mothier. 100 pezzi di gold, di oro. Vaffanculo. Ripperini, Mothier, ripperini. Ah, ci aveva pure lasciato il testamento di 100 ori. Hai capito, Mothier? Tanto arriviamo a Volrund, raga, sicuro è un'imboscata. Ma sicuro. Sicuro. Però non ci dispiaceremo, perché almeno Mothier è stato ucciso. Ma sicuro c'è la fregatura. L'hai visto, Mothier? Che bello! Questo è morto? Ma sai che mi sa che sto sbagliando strada comunque? Infatti sì, sto sbagliando strada. L'altra volta non avevamo dovuto combattere sto boss.
Dove sta la fregatura? Wow, 20.000 d'oro, regà. Mi sembra una cifra consona alla richiesta che è stata fatta. Non era neanche una trappola. Povero Moutier. Non era neanche una trappola. Però voglio dirci, sta, non puoi chiedere di far ammazzare l'imperatore e pensare di passarla liscia, no? Ci sta, l'imperatore ci ha dato un contratto e noi l'abbiamo accettato. Cioè, questo è il lavoro del killer. Il killer è senza scrupoli. Così è, regà, così è. Quando assoldi un killer non puoi stare tranquillo perché... perché poi potrebbero assoldarlo per uccidere te. Ah, abbiamo una nuova confraternita. Ci siamo trasferiti. Molto bene. Ci siamo presi quella di Cicero. Sembra giusto. Ma la madre l'hanno portata fino a qua con tutta la bara? Comodo. Beh, è anche più carina questa, devo dire. Bella Cicero. Ah, no, la zira. Che si dice dell'imperatore? Titus Mede è morto, per mano mia. Veramente? Non potevi portarci notizie migliori? Malgrado gli ultimi eventi, è una lieta giornata per noi, uditore. Nonostante le tue sventure, sei ancora con la confraternita oscura. Ci hai salvati tutti! Su Fallout, che allineamento faresti per il tuo NPC? No, per il tuo ora, PG. Naturalmente, devo chiedertelo. Lo so, non so neanche che allineamenti ci sono uccidere in Fallout. Uccidere l'imperatore. Quanto ha sborsato Moutier per una cosa del genere? No, poco. 20k, diciamogli la verità. È un collega. Che dire, quel vecchio bastardo è valso le tue fatiche, eh? Ora, posso offrirti un consiglio? Dovresti recarti a Riften e trovare Delvin Mallory. Se non sbaglio, Astrid ti aveva già spedito da lui. Mallory è un ricettatore esperto. Potremmo usare il denaro per sistemare il santuario e ripararlo. Renderlo una vera casa. Fallo e vedrò cosa posso fare per reclutare qualche nuovo adepto nella nostra famiglia. Allora, qua ci stanno dicendo puoi andare a spendere 20k. Così sia. L'imperatore Titus Mede II è morto e la confraternita oscura vive. Ma il nostro lavoro è appena cominciato. Avvicinati, uditore, e ascolta le mie parole. Ma un altro figlio ha invocato la propria madre. Parla con il lavoratore disoccupato alla locanda del frutto gelato di Rorikstead. Accetta il suo oro e uccidi il bersaglio. Tale è il modo in cui si stipula un contratto con il sangue. È molto disturbante. Va bene, contratti su contratti, però di più interessante c'è che si può far ristrutturare questo posto, non so quanto ci costerà, però secondo me ci sta, perché tecnicamente poi diventiamo il boss della confraternita e quindi mi auguro che una percentuale da quello che gli assoldati andranno a spendere ci verrà in tasca, no? Mi auguro, poi magari non sarà così. Andiamo da sto Mallory e capiamo, a Riften sta. Beh, gli costerà 20k a ristrutturare, no? Dai. Tanti soldi si rifanno, regà, secondo me. Ah, dobbiamo andare giù... Che poi ho scoperto questo posto essere il rifugio della Gilda dei Ladri, perché... un tizio per strada ha detto tipo i ladri che sono nel sottosuolo, una roba del genere, quindi questa è la Gilda dei Ladri.
Cioè, qua c'è la gilda dei ladri. Ascolto. Puoi riparare e risistemare il santuario di Dawnstar? Il santuario di Dawnstar? È lì che vi siete rintanati adesso? Senti, ti costerà parecchio, ma posso aiutarti. Di cosa parliamo esattamente? Oh, wow. Master Bedroom, Secret Entrance, Torture Chamber, Poisoner's Nook, New Banners. Quant'è? 5, 15, 19. Tutta roba è 19, raga. Ma li spendiamo, a chi se ne frega, ma spendiamo, ma via. Sei tardi, eh? Vuoi rifare l'arredamento? Va bene, nessun problema. Entrata segreta, chiaramente. Ma certo. Entrata segreta. Certo, ci penso io. Sto pensando a una grata fognaria ai margini di Dawnstar. Conduce a una galleria, poi dentro. Sarai dentro e fuori come in un batter d'occhio. Dimmi di cosa hai bisogno e dirò ai miei di darsi da fare. Poisoner's Nook. Vabbè, camera delle torture, che fai? Ecco, non la metti. La confraternita oscura che piace a me. Ti serve per lavoro o per piacere? Ma in fondo per lavoro o per piacere? Me ne occuperò io. Bene, che gusti hai? Master bedroom. Una volta che voglio dormire lì e non dormire a casa, devo dormire in una bedroom, cioè in una stanza da letto con i controcazzi. Non è che posso dormire a terra. Ma mettici tutto, Delvin, mettici tutto. Dimmi di cosa hai bisogno e dirò ai miei di darsi da fare. Facciamo pure Poisoner's Nook. Mi tornerà utile, eh? Vai, vai. Una postazione alchemica, magari un giardinetto con qualche piantina scelta. Ma sì. Va bene, consideralo fatto. Top. Temo che non ci sia altro. Ho fatto tutto quello che potevo. Spero che il posto ora sia almeno abitabile. Buona fortuna con i tuoi omicidi. Sì, urlalo comunque. Che te sei un culo. Se hai voglia di parlare, a posto. Di 20k guadagnati, 19 ne abbiamo spesi. Molto bene. Quindi ci rimangono comunque 9k, che non è male. Ma poi i soldi li facciamo. Adesso sicuramente, ora che abbiamo ristrutturato tutta la confraternita, vedrai che dai contratti un po' di soldini ci entrano, no? Niente vasche idromassaggio. No, infatti boh, strano. Ha detto che ha messo una botola, però non si sa dove ha messo sta botola. Ah, mi sa che c'ho anche un level up. Sì, e andrei di vigore sempre, sì. E poi continuiamo con l'arco. Ah, ma... Albino, vabbè, è inutile che te lo chiedo, Albino. Immagino che quella roba per cambiare i talenti assegnati sia ancora lunga, vero? Cazzo, c'ho 50 MRC, questo richiede 60. Critical damage non è male, però 10% chance. Vabbè, quello non posso, quindi andiamo su queste, buone.
Eh sì, andiamo alla confraternita e vediamo da lì. Che poi a proposito, dove sta la confraternita, mo? Ah, ma poi il passaggio da Dawnstar ce l'ha creato. Vabbè, se io faccio missioni, avvicinati alla Madre Notte, faccio no. Cazzo, non mi ricordo dove sta la confraternita. Vabbè, andiamo a fare la missione al volo e poi così dobbiamo tornare alla confraternita. Parla il contatto. Ah, non ho... Oh, caspiterina. Acciderbolina, non ho mai viaggiato fino qua. Acciderbolina. Non hai ancora scoperto. Ammazza. Abbiamo una bella vaschetta da fare, eh? Sopra Dawnstar. Oh, c'è il santuario. Ah, forse è qua nell'angolino. Ah, è questo, santuario di Dawnstar. Sì, è questo. Sì, sì, è questo. No, andiamo a dare un'occhiata a vedere come hanno ristrutturato. Se sono stati soldi ben spesi. Allora, ingresso, già. Ma ci sono ancora un po' di gocci qua e là, un po' di sporsicci. Cosa sta succedendo? Oh! Molto bene. Ti dirò tutto. Tutto. Ma smettila di farmi del male. Abbiamo già messo all'opera la sala. Ottimo, ottimo. Ah, mi sa che qua c'è il passaggio segreto. Però non capisco come attivarlo. Forse devo tirare quella leva. No. Beh. Di cosa hai bisogno, uditore? Certo che sì. Tre, per l'esattezza. No, no, mollami. C'è Ecus, un cercatore di relitti. Marandruio, un carovaniere. E Anoriad, un cacciatore. Ecco, sapevo io. Vabbè, teniamoli là. Sì, uditore. Come posso assisterti? Ah, questi sono... Sono dei tizi che possono dare una mano, praticamente. Carino. Dei seguaci possono diventare. Vabbè, è stata risistemata... Cosa c'è là? Sposa, perché? Ah, questa botola qua. Vabbè, carino, si esce qua. Ma per 19k mi aspettavo qualcosa di meglio, a essere sincero, però... Non ci lamentiamo. Allora... no, l'indicatore lo devo lasciare perché non mi sta indicando quel posto là, non so per quale motivo. No, perché ho paura che l'alto sia tutta incasinata con rocce, cose qua, vedi? Cioè, la strada di base è così, devi fare da mortal e fare tutto sto robo qua. Invece qua almeno è abbastanza dritto per dritto. Forse posso anche tagliare qua. No, però penso di seguire la strada. Sì, seguo la strada principale. Sì, effettivamente è una mezza fregatura, però vabbè.
Non per niente la gilda dei ladri, eh. Non per niente. Effettivamente noi ci rivolgiamo a qualcuno che fa il ladro. Certo. Oh 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 oh. Ops. Ma non ci voglio credere. Ma non ci voglio credere. Alleluia. Proprio lì. Proprio lì. Affanculo. Questi cosi quando li ammazzi hanno una chance di dropparti le corna. E le corna servono da, da mettere in casa. Ci sono dei trofei. No, c'è un drago, raga, non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Aiuto! No, no. E quindi quando ammazzi quei, quei cosi lì, hai la, quelle, quel alci, boh. Ti puoi mettere il trofeo in casa, però è rarissimo che le droppino. È la strada giusta, sì? Sì. Beh, almeno c'è la corsa automatica, dai. Vabbè, dovrei mettermi ad ammazzare ogni alce, ma non ne ho molta voglia, effettivamente. Sbaglio, ho visto. Oh, 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 questa mi serve però. Lo sa la tigre? No, no, la tigre mi serve assolutamente. Qua dove si va allo svincolo? A destra. Ah, siamo quasi arrivati, dai. Pensavo peggio. Però che palle. Cazzo fai, questo è morto, non lo lutti? Ecco, non ce l'ha. Via.
Oh, se non mi serve no, però c'era il la possibilità di droppare le corna. Cosa sta succedendo qua? Oh! Devo insegnerò a metterti contro di me. Grazie, raga. Sta interferendo con delle attività Talmor ufficiali. No, sti cazzi. Eccoci qua. Rorikstead. Dobbiamo parlare col tizio che sta qua dentro, penso. No. Parla, sono uditore. E il capo della compagnia. È compito mio udire le parole della matrona empia, la madre notte, fare come comanda. Parla al contatto. Non hai un bel aspetto, senza offesa. Ti senti forse male? Ma chi è il contatto? Se devi concludere degli affari a Rorikstead, come prima cosa ti conviene parlare con Joanne. Scusa, non voglio essere maleducato, ma è Joanne che parla con la gente. Io oramai ho perso il mio fascino. Alla prossima. Ma quindi devo scoprire chi è il contatto? Beh, sarà la locanda. Entra. Abbiamo cibo caldo, bevande calde e letti caldi. Sei l'assassino della Confraternita Oscura? L'uomo che devi uccidere è un cacciatore esperto. Si trova appena fuori Folkrit. Questo è il tuo oro. Oh. A posto. Vedi, la locanda si trova sempre. Quello che cerchi. La locanda è tipo Google, ma col bardo che suona. Ah, e oltretutto sta dietro a alla confraternita, cioè giro della Madonna per in realtà tornare dietro alla confraternita. Ma non capisco se questa missione che stiamo facendo la madre fa parte sempre della chain principale. Penso di sì. Sì, poi ad alta voce, così urlando. Devi ammazzare quel tizio. Ok. Salve, come la va, Decus? Trovati il tuo relitto, questo qui è mio. Ti ucciderò lentamente con molto dolore. Prima dovrai prendermi. E anche questa è andata. Ah no, ma fanculo. Stavo facendo una delle quest di Nazir, ma edizione mi sembrava troppo facile. Scusami, non ho capito. Uccidi il bersaglio.
Perché mi dai il santuario? Santuario è vuoto ormai. Cazzo, non mi ricordo cosa ha detto la madre su dove si trova sto tizio. Non ho modo di rileggere missione. Di riavere i discorsi, no. Fanculo. Google è nostro amico. Long life to Dark Brotherhood Quest. Quel tizio nella locanda ci ha detto uccidi il bersaglio, però non ci dà una location esatta del bersaglio. No, sto leggendo su Google. Praticamente queste sono delle quest che vanno avanti a oltranza, sostanzialmente. Sono come quelle che ti dà Nazir, praticamente. Dove l'avevamo presa la missione? Solo che non ti dice neanche dove cavolo devi andare, oltretutto. L'abbiamo presa a Rockistead. Come si scrive Rockistead? Rorikstead. Ok, accept his gold and kill the target. No, vabbè, regà, un delirio, dai. Bisogna capire, in base allo speech che hai fatto col tizio, qual è il bersaglio da delirio. Allora, andiamo da Nazir. Gli diamo sta taglia al volo, visto che l'abbiamo fatta. E poi andiamo con la chain principale. E poi valutiamo così nell'aria l'ipotesi di diventare un vampiro. Ma nell'aria, la lasciamo lì. Per ora lasciamo fluttuare nell'aria questa ipotesi, poi la valutiamo. Anche perché non so neanche come si faccia a diventare un vampiro, cioè con chi devo parlare, dove devo andare. Non so niente. Dove sta Nazir? Ma preferivo l'altra di confraternita, comunque questa è enorme, fanculo.
nuovi inizi. Personalmente, ho sempre trovato gli argoniani degli avversari incredibilmente imprevedibili. Già. Specialmente vicino all'acqua. Giungerà mai il momento in cui la gente di Skyrim potrà fare a meno dei nostri servizi? Ne dubito. Buona caccia. Allora, un assassino evocatore vampiro. Bello, eh? Cioè, allora, un evocatore assassino vampiro. Scegliete voi, raga. Chain principale o chain vampiri. A voi la scelta, a voi la scelta. Guarda, facciamo partire pure un bel sondaggio. Sondaggio. Nuovo sondaggio. Eccolo qua, sondaggio partito. Come continuiamo? G-coins per voto. Un G-coins per voto. Ma perché mi fa un sondaggio coi soldi? Non voglio farlo coi soldi. Niente, raga, scrivete in chat perché qua se posso, cioè, solo coi G-coins. Decidete voi, per me è uguale. Tanto sono entrambe cose che mi interessa fare, sia continuare ovviamente la chain principale. Ah, sai che mi si è buggato, mi sa? Non mi fa più mettere... Ah, così, con la E. Ah, ok, quindi il bersaglio me lo diceva dove stava in realtà. Vabbè, sti cazzi. Albus vampiri, pole vampiri e andiamo con i vampiri. Vai Albino, illuminaci. Illuminaci su come si diventa un vampiro. Cioè, dove starta la quest per diventare vampiro? Vediamo se riesco a essere veloce anch'io con gogle. Uccidiamo quel tizio intanto, dai, sì, così Albino c'ha tempo di spiegarci. Segui la quest di Dawnguard. Qual è la quest di Dawnguard? Oh, eccolo lì. Ascolta, ho da fare. Va a importunare qualcun altro. Ascolta, ho da fare. Vai a importunare qualcun altro. Sì, certo. Allora, la quest di Dawnguard. Questa. Parla con il leader del Dawnguard. Questa. Guarda, mi si è buggato, non mi fa selezionare le missioni. Vabbè.
Andiamo a Misvale e da lì andiamo col cavallo. Ah, è quello che continuano a dire. Stanno rifondando l'ordine dei vampiri. No, l'ordine dei Dangard. Posso proporti della buona mercanzia da Morrowind? No. Ah, a proposito, io c'ho un sacco di robetta da vendere. Hai un bell'aspetto, senza offesa. Sì, sì, poi capirò come faccio a curarmi per... Fate l'amore come una tigre dai denti a sciabola. Qua. Mio marito Percy mi fa patire. Trascorre troppo tempo preoccupandosi per Riften. Tanto benvenuto allo ciondoli, cianfrusaglie e cose di questo tipo. Allora, devo vendere un po' di roba. Allora, arconanico no, me lo terrei. Questa me la tengo. Questa invece la vendiamo. Questa la vendiamo. Poi spell restoration costano 10% in meno per la castare. Dai, via. Price sono 10% better, lo teniamo. Anello d'argento, via. Cappello da cuoco, lo teniamo per ricordo. La roba da giullare la teniamo, di Cicero. Vabbè, teniamo quella di Cicero. Quella da giullare uguale. Collana d'oro, via. Immunità alle malattie la teniamo, questo via. Guanti da giullare, via. Vestiti eleganti mi sa che li ho già. Vendo ogni sorta. Dai un'occhiata. I Dungard sono cacciatori di vampiri, quindi noi entriamo come cacciatori di vampiro e poi avremo modo di... Boh. Buona giornata. A lei. Non sei di queste parti. Qua che si fa la missione. No. Scommetto che sei qui per la pesca. Perché c'ho l'indicatore che mi punta su sta porta? Salute. Permettimi di consigliarti l'idromele rovo nero, la bevanda più pura di tutta Sky. Sono il... Ah no, era semplicemente per attraversare rapidamente. LOL. Ma pensa te che giro inutile mi ha fatto fare. Devo andare dritto di qua, no? La mappa comunque mi sa che è mezza impazzita, regà. Dovrebbe essere divertente. Che poi oltretutto questa missione qua è, fa parte del DLC Dawnguard. Cioè, il 90% della roba che abbiamo fatto fino adesso è roba da DLC, cioè il gioco principale abbiamo ancora cagato.
Oh, Shadowmere Training Goal. Ha fatto level up il cavallo. GG. Anche la costruzione della casa, sì, sì. Ho sbagliato strada, sì? Sì. Scusa? Come ci arriviamo? Ah, dice che c'è un'entrata. Ah, quella è entrata. Possiamo riassumere tutto il mondo di Skyrim e anche il fantasy generale in questo modo. Speak now, or forever hold your peace. Objection! Object! I object! Orc men should never be imprisoned in a cage of monogamy. Orcs must be free! Free to inseminate all the elf women in the forest with their girthy animal cocks and thick, fertile seed! Bene! That's what the goddess intended! What the hell? I am so sorry. I don't know how my mother got in. It's okay. I'm getting used to her. Unhand me! I'm standing up for the rights of Alpha Web. Ok. Oh, ehi! Sei qui anche tu per unirti ai Dongar? La verità è che sono un po' nervoso. Non ho mai fatto niente del genere prima d'ora. Mi spiace se passi giù un po' con te, vero? Ehi, quel tizio si vuole accollà. Esatto, la storia principale può attendere. Quando puoi diventare evocatore, puoi diventare arcimago dell'Accademia dei Maghi. Puoi diventare il capo della confraternita oscura e diventare, boh, il capo dei vampiri, non lo so. Cioè, puoi diventare un sacco di roba fighissima, raga. Poi anche Dovahkiin, certo, però quello passa chiaramente in secondo piano. Salve. Sto qua per il colloquio da cacciatore di vampiri. La chain principale è molto conclusiva, quindi conviene farla per ultima. Ah, ci sta. Sei qui per unirti ai Downguard? Bene. Sarai serena. Perché sei qui, Toran? I vigilanti e io abbiamo rotto da tempo in memoria. Lo sai perché sono qui. I vigilanti sono assediati ovunque, senza tregua. I vampiri sono molto più pericolosi di quanto credessimo. E adesso venite a cercare protezione dai Dongard. Non è così? Ricordo ancora il guardiano Karset ripetermi che Forte Dongard non era altro che una baracca. Un pozzo senza fondo di spese e manodopera. E adesso che vi siete aizzati i vampiri contro, venite a mendicare la mia protezione. Karset è morta. La sala dei vigilanti. Gli altri, tutti morti. Tu avevi ragione e noi avevamo torto. Non ti basta? Beh, ne sono profondamente dispiaciuto. Ho provato ad avvertirvi. Mi dispiace davvero. Chi sei? Che cosa vuoi? Salve, io sono qui per unirmi ai Dongard. Ho sentito che stavi cercando dei cacciatori vampiri. Hai sentito bene. Vieto che la voce si sia sparsa in giro. Ma questo significa che presto giungerà anche all'orecchio dei vampiri. Cosa posso fare per aiutare? Ho bisogno di qualcuno sul campo che affronti quei dannati vampiri a viso aperto mentre sistemiamo il forte. Tolan mi diceva di una caverna in cui i vigilanti stavano ficcando il naso. Potrebbe avere a che fare con i recenti attacchi dei vampiri. Tolan, digli di... Qual è il nome? Deep Hollow?
Sì. Ah, da problemi di giorno? Fratello Adalvald era sicuro che celasse un manufatto vampirico perduto nella notte dei tempi. Non gli abbiamo dato retta, non più di quanto abbiamo fatto con Israel. Era nella sala quando è stata attaccata. Non mi serve altro. Scopri che cosa stavano cercando i vampiri in questa cripta di Dimolo. Se tutto va bene, sono ancora lì. Prendi una balestra. L'ideale per abbattere quei mostri prima che si avvicinino troppo. Una balestra. Un'occhiata qui in giro al forte e prendi quello che ti serve. Non c'è molto, ma se trovi qualcosa non farti problemi. Ma ci vediamo a Dim Hollow. Stai parlando con l'arcimago dell'accademia slash capo dei della confraternita oscura, riga. Cioè, la balestra all'arcimago, la balestra. Io non ho parole. Ecco. Il prezzo ne va? No, sono proprio curioso di sapere quali sono i vantaggi nell'essere un vampiro. A parte chiaramente la figaggine estrema di essere un vampiro. Anche perché, regà, è un po' come Panettone e Pandoro, ma tra vampiri e licantropi, per quanto mi riguarda, ma non c'è proprio storia, ma neanche lontanamente, regà. Vampiro, ma proprio tutta la vita vampiro, cioè. C'ho anche il completino adatto per fare il vampiro, va che bello. Ma poi io sto passando di qua, ma forse potevo fare un viaggio rapido. Ah, che palle. Ah, ero già venuto in questa cripta piena di vampiri a fare un po' di delirio, mi sa. Ah, sì. Questi vigilanti non sanno mai quando arrendersi. Pensavo che avessero imparato la lezione nella loro sala. Idiota come tutti gli altri. No, oh, ma porca vacca. Diventata insopportabile. Tutto questo parlare mi ha messo sete. Speriamo che arrivi presto al. Spero che Loki si sbrighi. Ma io voglio diventare uno di voi. Non vi vorrei uccidere, sinceramente, però. Io vengo in pace. Mi sa che un po' di vampiri dobbiamo mietere. Sto cazzo di corno che rimane equipaggiato. Licantropo, puoi mettere il potere andare dove mi pare, trasformare il salutante in luna piena, concentrandosi rispetto a dover muoversi solo di notte con un coprifuoco obbligatorio e morire se non lo si rispetta. No, vampiro è molto più figo. Allora, regà, in realtà mi sa che ci fermiamo, perché sono lì, mi sono accorto adesso che è volata stasera. Sono già le 11.48
e non voglio infognarmi dentro questa missione per poi magari dover fermarmi nel mentre della missione e poi magari quando ricomincio sabato a giocare, sabato giochiamo in live, però magari faccio due cazzatine prima e se salvo nel mezzo della missione poi è un delirio uscire, rientrare, eccetera. Quindi ci fermiamo qui. Volevo andare a casa, se mi ricordo dov'è. Ah, eccola qua. Andiamo a casa. Vediamo un po' come la situa. Eccoci qua. Ho sicuramente qualche libro da ficcare nella mia libreria fantastica. Ah sì, poi c'ho anche da costruire dei nuovi cosi, dei trofei. Ok, invece in questo baule ci metto le note, fantastiche note inutili che ti restano addosso. Ok. Non posso più fare altri piani, questo è un layout di casa finito. Quando raggiungi un determinato layout basta, non ti fa più costruire altro purtroppo. Allora, qua ci possiamo fare testa di alce, e facciamo testa di alce. Una. Dove me l'ha messa? Ah, che bellina. Molto bellina. Poi, qua ci possiamo mettere qualcosa? No, sempre testa. Maledette alci, guarda. Qua forse ho finito di costruire, vero? Sì, questa stanza è completa. Non puoi farli sopra, magari sotto sì. Ma non mi pare. No, non ho altri tofri. Qua ci sono tutte le stronzate che c'erano sparse per casa. In questo baule ci sono tutte le stronzate. Compresa quella marmitta. E questo secchio. Via. Ma le co... No, vabbè, non ci credo. Non ci credo. Cioè, io avevo ripulito tutti i mobili, tutta la roba, avevo preso tutto perché non volevo ci fosse niente. E le cose sono riapparse, che fastidio. Ok, fanculo. No, perché al tavolo mi fa solo fare pesce e corna. Vediamo se c'ho culo. Ma è già troppo lontano per quanto mi riguarda. No, quello per costruire pezzi di casa è questo, però... Se mi avvicino mi dice che posso fare... niente posso fare, vedi, solo rimuovi. Solo rimuovi banco, mi è rimasto. Si attiva con i vampiri. Ah, interessante. Oltretutto avevo acquistato pure una cantina, mi sa. Che però non so neanche dove cazzo mi è stata messa. Immagino ci sia una botola da qualche parte, ma... Non so dove. Qua no. Forse di qua in magazzino.
Ah, che poi è questo il magazzino in realtà. Oddio, qua devo costruire ancora un botto di roba. Che palle, facciamo la testa di capra già che ci siamo. Ah, mi ero proprio dimenticato di sta stanza. Sì, ma comunque devo costruire roba qua dentro, cioè non è che devo costruire roba fuori, quindi... Di unità abitative in più non ne posso mettere, per ora. Allora, nell'armadio ci mettiamo... Cappello da cuoco, cappello di Cicero... Scarpe carine, guanti di Cicero, vesti di Cicero, che è tradotto in inglese, solo quello non si sa perché, stivali eleganti, ah quella la dobbiamo mettere giù, è vero, vestiti, quello scudo dovrei aver messo da qualche parte un supporto per uno scudo che volevo provare, ma non mi ricordo dove cazzo l'ha messo. Forse qua. Shield rack. Ok, sì. Quindi se noi facciamo così, equipaggiamo lo scudo. Tribunal ma... Ah, fanculo. È un indumento. Pensavo fosse uno scudo, maledizione, ero convinto. Ma no, ma che cazzo è poi? Tribunal Mask of Ebony. Al posto di cosa la mette? Che cazzo? Cioè, è una maschera che copre... Cioè, puoi mettere la maschera e puoi mettere l'elmo insieme? In che senso? Qual quadra non cosa. Boh. Teniamola quella roba, è curiosa. Va bene, direi che si è meritato quelle 24 ore di sonno, onestissime. E niente, signori, quindi non ci vediamo venerdì perché, come ho detto, c'è il buon Spider-Man che chiama e quindi me ne vado al cinema. A vedere Spider-Man. Sarà difficilissimo non fare spoiler sabato, però cercherò di non farli. È una maschera aggiunta con una mod. Ah, fantastico. Buono a sapersi. Ma sì, considerando che si può equipaggiare assieme all'elmo, è probabile che sia stata aggiunta con una mod. Allora, facciamo una salvatina. A posto. Bene, bene signori, quindi ci vediamo sabato dalle 14 penso su per giù, comunque poi magari sul gruppo vi faccio sapere esattamente e non farai spoiler neanche tu, oltretutto tu lo vedrai prima di me, ma tanto non ci sentiremo fino a venerdì, fino a sabato, quindi a posto, non rischio gli spoiler, poi tu non gli fai gli spoiler. Se volete Discord tra un quarto d'ora e 20 minuti su per giù, se no sabato dalle 14 all'incirca e ci vediamo, continuiamo Skyrim, diventiamo un vampiro, probabilmente non così in fretta, però iniziamo la chain per diventare vampiro e poi forse iniziamo anche Skyrim. Tanti saluti, fate i bravi, buonanotte e buon fine settimana. Ciao. Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando. Ci stanno tracciando, stacca!